Second. Deserve. Saluta. Non ha detto mica. Ho detto saluta. Benvenuti nel mio canale Nei Sentieri del Gusto e oggi, come avete visto nell'intro, voglio parlarvi della pampanella. Non so se si nota perché ora poi si versa il siero. Va bene, allora, forse per prima cosa sicuramente andrete sul web a vedere che cos'è questa pampanella, no? La prima cosa che vi uscirà sicuramente è un piatto tipico molisano fatto con la carne di maiale. Però da me no, da noi no, almeno dalle parti di Taranto, Brindisi e Lecce la pampanella è un composto di latte, un formaggio, viene classificato come formaggio. E qui esplode tutta la mia nostalgia, perché la pampanella da me veniva venduta, ora si è perso un po', davvero, si è perso. Io vado nei caseifici e diciamo che non la fanno perché c'è poca richiesta.
c'è anche poca conoscenza. Ma ricordo molto, molto la mia infanzia, davvero, perché in pratica da me, nel mio paese, girava un vecchietto con la bicicletta dove aveva una pentola piena di queste pampanelle. Lui come le cosa faceva? In pratica ora si è tutto coagulato, perché in verità l'ho fatta veramente quando la foto, cioè quando praticamente l'ho fatto le foto e ho fatto il video proprio appena messa nella foglia di fico. Ora mi volto, spero che si veda, devo girare la videocamera. Ecco, ora vedete la composizione propria completa della pampanella, questo composto di latte. Come vedete c'è il siero e c'è ovviamente il formaggio. Questo formaggio, come avete notato nella ricetta, che poi alla fine i formaggi si fanno così, cambia soltanto, diciamo, il latte, il tipo di composizione, il tipo di cottura, il grado, la temperatura, però qui non c'è sale. Perché? Perché praticamente è soltanto un latte rappreso. Questa è quella tipica foglia, una foglia è questa, della figa. Praticamente il signore era un vecchietto, in verità, che proprio andava in giro con sta bicicletta e vendeva, si campava di sta cosa qua. Lui riusciva a fare questa pampanella tutta rappresa, la tagliava in quadrotti e nei quadrotti la avvolgeva nelle foglie di fico, cioè nelle foglie di pampero, e la avvolgeva così praticamente. Ci faceva proprio un fagottino che io non riesco a fare. Allora, no, ma perché voglio che voi capiste. Ecco, questo qui, diciamo, è su per giù, è come in pratica rivoltava la pampanella, che poi alla fine si srotolava nel piatto, ovviamente, perché è un composto insieme al siero, perché si rapprende e si solidifica con la foglia di pampero, cioè con la foglia di fico, e praticamente prende pure il gusto della foglia. Ecco perché bisogna lavarla. La mia non c'è bisogno di lavarla in maniera approfondita con alcune sostanze, per niente, perché è di mio papà, molto naturale, cioè senza trattamento, quindi posso benissimo star tranquilla. Ed è come una specie di yogurt, praticamente io me la mangiavo a colazione, perché arrivava, cioè proprio di mattina presto, che gridava chi vuole le pampanelle. E infatti le pampanelle, il nome pampanella proviene proprio dal nome della foglia di pampero, dal nome della foglia del fico. Scusate l'interruzione, scusate questo piccolo flashback ora che lo sto mangiando, perché è adorabile questa pampanella. Ho dimenticato di dire che la pampanella è fatta di mezzo litro di latte di mucca e mezzo litro di latte di capra, mi spiace. Però voi la potete fare pure tutta di latte di mucca, oppure la classica, il classico latte fresco. L'importante è che sia fresco e intero. Scusate il flashback. È una bella tradizione che abbiamo noi in Puglia, almeno noi del Salento, proprio dalla parte di Taranto fino a Brindisi e poi Lecce. Infatti da noi viene venduta pure a mare, ci sono delle persone che la fanno e la vendono giù a mare, ed è una composizione veramente naturale. Era la mia colazione, infatti questa in frigo dura soltanto un giorno, proprio raramente due giorni, il giorno dopo, perché poi diventa amara, diventa acida. Questa è una composizione proprio fresca, infatti io me la faccio sempre tutte le volte a colazione, almeno di questo periodo che trovo le foglie di pampero, proprio così posso assaggiare quanto è buona veramente, quanto posso assaggiare la bontà del latte naturale, perché questo qua è solo latte solidificato. Mi illudevo da piccola che io mangiassi dello yogurt, perché
All'epoca io lo yogurt lo mangiavo soltanto quando ero malata, quando avevo la febbre, per accontentarmi la mamma. Però mi emoziona tanto assaggiare un piatto tanto antico e che sta andando, proprio sta scemando, sta scomparendo. Mamma, mi piacerebbe veramente che tutti questi piatti ritornassero, perché sono buoni, sono freschi. Cioè, questa qui è una buonissima colazione estiva, che penso, perché il latte ha tutte le proprietà, le ha tutte. E perché pure non gustarle pure in questo modo? Io vi ringrazio davvero di seguirmi. E con questa bellissima forchettata di pampanella io vi invito ai prossimi video. Ciao a tutti! Buono! Che buono! Buono. Si sente il profumo e il sapore della foglia. Al prossimo video. Ceases from now on. Please don't talk about